il consiglio comunale, come del resto la politica, ha il dovere di interessarsi alle problematiche, ai temi fondanti della pace. La grande guerra e la strage di Capaci al centro della giornata della pace, coincisa con una lunga marcia ad Alife. A coordinare l'evento, come al solito, Agnese Ginocchio, in sintonia con le scuole e il comune. Un lungo corteo composto prevalentemente dai ragazzi delle scuole medie ed elementari della città, con in testa la preside e i docenti, ha attraversato il centro storico, partendo da Piazza dell'Indipendenza, adiacente al municipio, per arrivare con la fiaccola in via Volturno davanti all'albero della pace voluto dall'ambasciatrice Agnese Ginocchio, che tanto si sta battendo per questa causa. Diversi gli interventi per sottolineare e incitare al recupero dei grandi valori sociali al fine di trasmettere alle nuove generazioni, iniziando dalle scuole dell'obbligo, il seme della pace con la speranza che presto possa germogliare per darci un mondo migliore. Presenti numerose autorità locali, l'amministrazione comunale con esponenti anche della stessa opposizione, tantissimi cittadini e diversi organi di informazione. Il corteo, come vedete dalle immagini, ha sfilato toccando poi le strade principali della città di epoca romana. Da Alife è tutto, Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.